Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Monster Sanctuary, gioco che mi ha notevolmente stupito e gioco che devo ringraziare Silma, il buon Silma, per avermelo fatto conoscere. È stato anche divertente il modo in cui è nata questa cosa, perché rientro da lavoro e trovo due suoi messaggi. Mi diceva: hai visto Monster Sanctuary? E il secondo messaggio diceva: l'ho preso, bellissimo. Quindi non ho potuto farne meno. Il gioco non è proprio originalissimo, nel senso che si parla di allenare i mostri, cosa che ricorda ovviamente quelle piccole creaturine giapponesi, insomma, i Pokémon. Ma il gioco senz'altro merita, prende anche un po' da World of Final Fantasy e tutta quella Ni no Kuni, volendo anche. Lo andiamo a cominciare nel momento in cui avevo finito le prime missioni. E in pratica noi siamo una sorta di guardiano e siamo nella fortezza dei guardiani, dove possiamo, vedete in alto a destra la mappa, possiamo andare a vedere tutta il mondo che abbiamo esplorato finora. Abbiamo trovato un teletrasporto, che sono quelle cose fluttuanti azzurre. Non posso usare il mouse, quindi cerco di farvelo capire. Abbiamo la possibilità di acquistare merci, quindi acquistare cibi per i nostri mostri, le pozioni per curare e armi e attrezzature. E all'interno della stessa fortezza c'è una torre, che è quella che vedete in violetto. La torre, così come altre stanze sparse per la fortezza, ho detto santuario, insomma, vabbè, vengono sbloccate solo raggiungendo o un determinato grado o battendo un tot numero di nemici, perché in pratica la minaccia del mondo è questa. Ci sono queste persone che possono allenare i mostri, solo che alcuni mostri stanno diventando forti oltre misura, questo almeno è quanto ho capito, e quindi dobbiamo fare molta attenzione, andare e battere queste persone. Abbiamo dovuto superare una prova che ci ha abilitato a un certo rango di bravura. Vedete che siamo aspirante guardiano. Quando saremo giunti a un livello più alto potremo accedere a determinate stanze della torre, non so all'interno che cosa ci sia. Questo accesso ci dà diciamo accesso alle caverne blu, dove possiamo sfidare delle persone. Ma prima ancora, mi chiamo guardiano della nana spettrale, tu devi essere Indie, ho sentito cosa si dice in giro, ho sentito che in giro c'è una strana abbondanza di campioni, vero? È quello che vi dicevo. Non sarebbe fantastico se riuscissimo a catturarne uno, ci farebbe ottenere il rispetto di tutti, forse potrei persino scoprire la causa di questo aumento di campioni. Ok, ho fatto schiudere i primi mostri, ho studiato i mostri, ok. Ok, lui ha più esperienza. Ok, sono entrambi lancieri guardiani, aspiranti guardiani. Ok, sì, infatti noi siamo aspiranti guardiani. Ma adesso vi voglio far vedere come si fanno a schiudere le uova dei mostri e come funziona tutta la gestione dei mostri. Quindi, allora, lui ci dà il diario. Perfetto, che è l'ultima parte del menu che ci mancava, che non vi ho fatto ancora vedere. Adesso, cosa ci fate voi qui? Le caverne blu sono pericolose, non avete la minima idea di che cosa state facendo. Ok, io Lena della stirpe dei Narashim mi occuperò di questi campioni. La vedremo, vabbè, lui va, insomma, sei matto. Allora, vabbè, lei va a riprenderlo, insomma, adesso qualcosa mi dice che dovremmo tenere d'occhio Will. Allora, noi abbiamo Manny, l'ho chiamato io così, perché il santuario all'inizio, il gioco, ci fa scegliere tra quattro famiglie, il falco, il leone, la rana e il lupo, mi pare. Io ho scelto Manny, che è il falco, che fa danno da fuoco, ed è il famiglio iniziale, quattro casate che mi hanno ricordato molto Harry Potter. Ora vi faccio vedere in che cosa consiste il menu. L'inventario ci permette di andare a... Vabbè, prima di tutto schiudiamo l'uovo, perché battendo determinati mostri abbiamo una possibilità, una percentuale, di trovare l'uovo di quella specie. Io ho battuto un Vairo, ho trovato l'uovo, lo vado a schiudere e mi diventa uno dei miei mostri. Posso chiamarlo come voglio, io lo chiamo Vairo normale. E quindi vedete che adesso ho il mio mostro, il quarto, lì in fondo. Io gli altri li ho livellati. Abbiamo anche la possibilità di dare le uova al santuario, quindi lasciarle qui con delle persone che poi col tempo si occuperanno del loro sviluppo. Se no, usandoli in combattimento, potremo farli salire di livello. Abbiamo l'equipaggiamento. Sta passando intanto un mezzo agricolo qua sotto. Vedete che abbiamo al momento Manny, ad esempio, può equipaggiare un'arma che ne aumenta il danno,
e delle cose tipo qui, vediamo, più scudo, più punti mana. Io gli do il fiocco così vado ad aumentare i punti mana che ha e la rigenerazione, perché ogni turno, adesso prenderemo a vedere i combattimenti, ogni turno possono usare delle mosse. Vediamo, ma il magma bruco posso dargli no, l'ho già equipaggiato al massimo. Il nostro povero slime possiamo dargli più vita. Ok, vedete qua abbiamo allora l'inventario dove ci sono tutti gli oggetti, quindi possiamo andare a dare da mangiare ai vari famigli, li chiamo famigli, in realtà sono sarebbero mostri, andandogli ad aumentare l'energia. In questo caso gli abbiamo aumentato l'energia a 25 perché ha mangiato una patata. La bacca la diamo alla danni critici più 5, diamo una mela invece al bruco qui, il bruco mela. Va bene, adesso me ne vado. Mana più 12, ok. Invece con i talenti vedete che hanno tutti un punto talento perché sono di recente aumentati a livello, da livello 3 a livello 4. Possiamo andare a sbloccare questi. Allora, in pratica noi ogni livello guadagniamo un punto. Possiamo andare a dargli più potenza, magari lui adesso gli ho sbloccato la pioggia acida, il lampo misterioso, la guarigione e lo sparamelma. Io gli potenzio la guarigione in questo caso, così mi tengo lo slime come guaritore. Poi il magma bruco può andare a fare danno da fuoco, che ho potenziato a livello 2, più 1 ancora di magia extra. Io gli andrei a prendere questo che non ce l'ha ancora, un lampo misterioso, quindi prossimo turno di combattimento avrà anche il lampo misterioso, oltre alla barriera, lo scudo e appunto l'incendio a livello 2. Manny non ha ancora, bah, al momento fa danno da fuoco, l'esplosione a livello 2, il fulmine a livello 2 e poi la pioggia di tempesta di piume che posso potenziare a livello 2 o dargli questo che è un potenziamento all'intera squadra. Io lo prendo così almeno, ok. Mentre invece Vairo fa danno pestaggio, tempesta di piume o falce volante. Io gli do anche la falce volante e gliela potenzio a livello 2. Ok, poi vedete che a livello 10 sbloccheremo un altro albero, a livello 20 un altro, mentre a livello 30 è work in progress, quindi uscirà probabilmente con le prossime patch. Qua vedete la squadra, possiamo scegliere tre combattenti alla volta. Il diario dei mostri è quello che abbiamo appena sbloccato, guardate che bello, con le immagini, la descrizione, la biografia, i tesori comuni, e guardate quanti ce ne sono ancora. Sti cazzi. Sì, per il gioco ancora in sviluppo ed è in italiano, l'avete notato, non ve l'ho detto, ma insomma si nota. E, altro da dire, sì, c'è una cosa molto importante. Col tasto A e D possiamo andare a scegliere quale famiglia ci accompagna. Cosa cambia? Beh, cambia che essendo fondamentalmente un platform il gioco ci saranno delle zone precluse e premendo il tasto S useremo l'abilità del famiglio che ci portiamo dietro. Quindi saltando, premendo F, vedete che lui ci tiene per qualche secondo su, quindi possiamo raggiungere delle zone a noi precluse. Andando a cambiare, prendendo lo slime ad esempio, potremmo fare questa magia delle bolle, che non so che cosa serva, che so che serve quella del bruco e del fuoco, vedete, quando troviamo magari del fogliame che ci impedisce di raggiungere alcune aree segrete. Ora, insieme a voi vado a curiosare che cosa fa lui, Vairo, vediamo. Ah, ok, fa la stessa cosa dell'altro, solo che forse sì, mi pare lo faccia un po' più celermente. Diamo un'occhiata, magari cambia quello. No, direi che lo fa anche abbastanza uguale, quindi insomma no, mi sembra uguale. Ok, andiamo a provare subito il combattimento. Tanto scusatemi, ma ho dovuto risolvere una questione molto importante. Andiamo e vediamo che cosa succede qua alle caverne blu. Anche se, a dire la verità, dovrei farli salire un po' di livello. Comunque, quando vedete questi mostri qui, li andiamo ad affrontare. E ci prende tutti i mostri sul piano. In questo caso vedete che abbiamo. Mannaggia, mannaggia. Possiamo scappare perché siamo livello 4, livello 4, livello 4 contro dei livelli 6. Ci ritiriamo, sì, direi di sì perché non mi ritengo ancora pronto. Abbiamo tre possibilità di fuga e poi non voglio farvi una disfatta in video. Anzi, piuttosto vado a potenziare i miei mostri, a grindare un po' usando il teletrasporto. Quindi lo troviamo nella stanza qua a fianco, dobbiamo salire. Prendiamo il teletrasporto, andiamo in mezzo alla foresta e uccidiamo i mostri che non ho ucciso nella precedente. Ok, vedete che se io faccio male i calcoli posso farmi aiutare dal famiglio. Allora, interagiamo. Voglio solo verificare una cosa. Se ho al momento potenziato Manny per
perché gli avevo dato da mangiare e vediamo se... Sì, probabilmente per il prossimo combattimento poi svanirà. Andiamo qua, andiamo in mezzo alla foresta. Vedete che qua vi faccio vedere quello che vi avevo anticipato prima. Scusate, prendo questo, vedete che gli faccio usare l'abilità e lui brucia la liana, ma va bene. Al momento è quello che si può fare. Allora, andiamo a cercare qualche mostro. Ah, qua c'era una missione che ci aveva andato di andare a sfidare un tizio, ma io... No, non ce l'ho fatta. Non mi sento ancora pronto, soprattutto in video, quindi direi di andare a cercare qualche mostrillo da combattere. Eccoli qua. Questo qua mi manca, quindi magari speriamo di trovare delle uova. In questo caso lo attacchiamo da sinistra a destra, infatti i nostri mostri sono a sinistra e i nemici a destra. Iniziamo la battaglia. Allora, in questo caso parte il nostro... mostro, vediamo. Possiamo usare oggetti, vedere info sul nemico. No, in questo caso possiamo attaccare. Allora, dovete ricordarvi una cosa: in alto a sinistra o in alto a destra, poi dipende da dove siamo posizionati, vedete una combo i danni. Praticamente potrebbe essere saggio attaccare prima magari con i mostri un po' più deboli, perché con ID possiamo andare a shiftare tra i nostri personaggi. Attaccando, vedete poi il danno che vanno a fare, ma attaccando loro consumano del mana che viene rigenerato un tot ogni turno, quindi bisogna gestirlo. Soprattutto aumenta il contatore combo, il combo aumenta l'attacco. Vedete? 115 di danno. Quindi io adesso faccio lampo misterioso, fa poco danno, no, fa un botto di danno l'incendio. E a questo punto io vado ad attaccare col mostro che secondo me è il più forte al momento, infatti vedete quanto al danno potenziato al 135%, quindi dobbiamo gestirci queste cose. Quindi in questo caso io posso andare a fare un mega danno, lo faccio a lui, così almeno avremo due mostri meno matti il prossimo turno. Ora tocca a loro e attaccano. Attaccano con danno da acido? No, foglie taglienti, sembrava acido, in realtà no, ma ha fatto abbastanza fuffa. In questo caso attacchiamo con questo. Ok, e il primo lo abbiamo ucciso. Ovviamente ogni combattimento verrà giudicato in un certo modo da un contatore. Alla fine adesso lo faccio vedere con delle stelline. Più stelline otterremo nel combattimento, più avremo la possibilità di trovare oggetti rari nel loot di quei mostri uccisi. Io spero di trovare un uovo adesso. E anche i buff, quindi le guarigioni, piuttosto che le fortificazioni delle resistenze, vanno ad aumentare la combo di ogni combattimento. No, non fa troppo danno questo, volevo fare... Proviamo sparamelma, adesso proviamo giusto per... Ogni mostro poi ovviamente è, vedete, debole a qualcosa e resistente alle foglie, quindi in questo caso è debole al fuoco, gli facciamo il fuoco e lo distruggiamo istantaneamente. A questo punto abbiamo fatto 140 punti di danno, vediamo quante stelline ci vengono date. 4, che non è male, 60% di trovare tesori rari, vediamo, abbiamo trovato un uovo di eroccio e del cotone. Quindi a questo punto possiamo andare. Vabbè, intanto hanno guadagnato un nuovo livello tutti, quasi tutti. Quindi andiamo a prima di tutto schiudere l'uovo. E abbiamo anche il nostro roccio che è di livello, lo lasciamo così, che dovrebbe essere di livello 4. Ok, a questo punto andiamo a mettere i talenti. Allora, lui io lo potenzio come. Già preso, lo potenzio come guaritore. Allora, guarigione combo, 30% valore della magia, perfetto. Ok. Il mio Manny in onore a Manuel Calavera, inutile dirlo. Gli potenzio anche la pioggia di piume, mentre il magma bruco gli do anche un potenziamento 2 di lampo misterioso, quindi abbiamo tutti gli attacchi 2. Poi a livello 10 poi otterremo altre cose. Abbiamo 3 punti talento per roccio, quindi il livello 1 c'era già, il 2, il 3 e il 4. Quindi lui fa danno da pugno, fa un danno foglie taglienti che era molto bello e poi anche le spore, anche il ripristino non sarebbe male, quindi facciamo. Gli diamo tutte le abilità e poi gli potenziamo il pugno. Lui lo puntiamo lì. E però al momento è il più scarso, quindi dovremmo farlo giocare ogni tanto. Buondì.
Sì, va bene. Voglio vedere solo una cosa adesso che il roccio che cosa mi dà come bonus. Ah, quindi io praticamente faccio così. No. Ok. Sì, non che mi servisse, però. Abbiamo ottenuto la bandana. Adesso dovremmo anche equipaggiarlo. Adesso voglio vedere se il mio personaggio ha perso il suo bonus. No, ancora più 25% dalla patata che ha mangiato. Va bene, niente. Niente, dobbiamo potenziarlo almeno fino a livello 6 per poter affrontare quell'avventura. Il gioco costa intorno ai 12 euro, 12-13 euro. E non è male, è bellino, è rilassante. Non è il classico passatempo, una via di mezzo tra un gioco comunque corposo e un passatempo. È divertente, è fatto bene, senz'altro. Adesso vediamo. Facciamo un lampo misterioso. Allora. Il nostro brucomela. E la bruciatura poi lascia anche del danno ulteriore. Fa un botto di danno sto coso qua. Quindi ne lascio due meno mati, tanto si prendono a fine turno anche i danni postumi del fuoco. Hanno usato cura e usano uno scoppio di bolle sul nostro bruco. Dobbiamo attaccare in modo un po' più consistente. Io non credo sia possibile sostituire i mostri, quindi vanno decisi all'inizio. Allora, attacco fisico in caso in cui non avessimo più mana da spendere. Allora, ma proviamo così. No, l'attacco fisico non basta. No, l'unica cosa sarebbe il danno qua, questo qui. Attacca il tuo simile. Ok, che viene ucciso. L'incendio direi che va bene. Prendiamo la melma. Perfetto. Così al danno di bruciatura. Facciamo l'esplosione. Tanto il danno alla bruciatura dovrebbe comunque dargli una bella botta dopo. Quindi facciamo così. Infatti, vedete che ha preso altro danno da bruciatura. Pensavo l'avrebbe ucciso, invece no. Però si cura. Sta andando un po' più lungo del previsto. Questo peserà sulla nostra valutazione finale. No, dai, facciamo ancora il lampo misterioso adesso. Bisogna sempre fare attenzione ai mostri che abbiamo, le potenzialità che hanno, il tipo di danno che fanno, insomma, in base a dove ci troviamo, quindi dobbiamo gestirceli. Come avete visto comunque dal bestiario, insomma, da quel diario, i mostri sono tanti, quindi. Ed è il gioco ancora in sviluppo, quindi. I sviluppatori sono molto. No, beh, abbiamo preso un buon punteggio. Ok, e, no, dicevo, gli sviluppatori seguono molto il gioco, da quello che ho notato, quindi. E accettano anche consigli, implementazioni da parte degli utenti. Ma direi che un altro combattimento lo facciamo, dai, almeno un altro. Quindi, se il gioco dovesse venirmi qualche idea sul gioco, potrei anche decidere di contattarli e suggerirgli, perché comunque sembra quel classico sviluppo che tiene molto conto del pensiero degli utenti. Quindi. Allora, fa molto danno alla pioggia acida, quindi iniziamo che mi fa un po' più paura il bruco lì. Ok, e l'incendio. No, direi che il lampo misterioso fa molto male, quindi vediamo se riusciamo ad abbatterne uno, perfetto. E ora il mega attacco contro il cavolo lì. Fa un botto di danno. Mamma mia, che male. Allora, lui ha fatto un buff. E poi ci attaccano con le foglie. Ma non ci fanno granché. Questo potrebbe essere un combattimento che potrebbe finire davvero in tempi brevi. Non ho mai preso il massimo delle stelle. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Sì, decisamente il lampo misterioso fa più danno. E adesso dovremmo finirlo con questo, col fulmine di livello 2. Vediamo se fa un danno extra. No? Mannaggia, peccato.
Peccato perché stiamo andando troppo avanti, però stavolta facciamo un danno fisico. Ok, abbiamo concluso. Vediamo quante stelline prendiamo. Beh, no, non ce l'abbiamo fatta neanche stavolta. Ok, abbiamo livellato nessuno. No, prendono esperienza anche quelli in panchina. Ho detto una cavolata. Quindi niente, niente da fare. Vabbè, niente, direi che potrebbe essere il caso di tornare a casa e proseguire con la storia che impelle, insomma, perché dobbiamo andare nelle grotte. Ci hanno dato col completamento della prima missione, ci hanno dato quella chiave appunto che ha aperto quella porta nei sotterranei del nostro santuario, e che ci permette di andare a esplorare le grotte blu, oppure in alternativa andare a esplorare quella parte nella foresta. Abbiamo una doppia scelta, mi sembrano anche piuttosto forti qua nelle grotte blu, quindi magari andiamo a dare giusto un'occhiata veloce. Probabilmente mi farete sapere voi se il gioco vi piace, se lo volete continuare, anche se in realtà io posso anche immaginare che non sia proprio semplicissimo un gioco di questo tipo, soprattutto con le battaglie a turni, cioè non piacciono a tutti più che altro. Vedete che gli facciamo proprio pochissimo danno e vediamo cosa riusciamo a fare. Proviamo questo combattimento qua. Stiamo caricando. Oh, è sensibile al fulmine, quindi vediamo al nasone lì cosa riusciamo a fargli, soprattutto con l'ultimo, con il nostro tempesta di piume, con la combo caricata a 145% di danno. Bah, non è impossibile, dipende quanto subiamo ora con i loro attacchi. Questi fanno danno a tutti, quindi direi che no, siamo sopravvissuti anche abbastanza bene, quindi lui direi che cura se stesso, che va comunque ad aumentare il nostro combo. E tra l'altro l'ha aumentata di non poco, quindi probabilmente i buff vanno ad aumentare parecchio più del danno che facciamo. Vediamo, 145 danni, siamo a 155 adesso, quindi teoricamente potremmo andare a fare anche un bel danno dannozzo a lui e spazzarlo via. Sicuramente se li battiamo, se vinciamo questo combattimento, sarà un bel danno, cioè sarà una bella botta di punti esperienza. Mi sa che però dobbiamo bruciarci ancora lo slime per curare il bruco questa volta, che magari potremmo usare per fare barriera. Proviamo, dai, esperimento. Vediamo quanto va ad aumentare il buff, 145. No, un po' meno adesso. Comunque, no, l'esplosione, che il borbotto qua è molto sensibile, mi ha fatto anche forse un critico, no? E il critico quando arriva ce ne si accorge perché fa un botto di danno, tira giù proprio tutta la vita, quindi speriamo che. Allora, in questo caso la guarigione la fa sempre su se stesso perché è l'unico in grado di curare, almeno tra i mostri che abbiamo qui. Facciamo un incendio sempre contro il borbotto, una volta che batteremo il borbotto dovrebbe dargli danno da bruciatura. Sì, abbondiamo che magari riusciamo anche a ucciderlo col danno postumo, come lo definisco io. Sì, infatti. Ottimo, ce la dovremmo aver fatta. Lui fa solo un danno, a questo punto non ci preoccupa più e ci concentriamo tutto sul danno. Si è colpito un po' a cazzo adesso, non ho guardato che cosa gli faceva più male, però qua è ovvio. Dobbiamo usare questo e alla fine diamo sfogo al fulmine, che è quello che fa più danno al momento. E lui attacca ancora. Mannaggia, fa un solo attacco però. Sono i boss che fanno più attacchi a turno. Sì, direi che la pioggia acida è una buona soluzione, che dovrebbe dare anche danno comunque a posto. Lampo misterioso e poi poniamo fine a questa agonia con l'esplosione finale del nostro Manny. Molto bene, abbiamo vinto. Vediamo un po'. 6 turni, una stellina. Niente uova per noi. Però abbiamo fatto un po' di esperienza, sono saliti di livello e quindi niente, possiamo andare avanti ed esplorare ulteriori. Vedete che lì serve una chiave. Chiave delle caverne blu, quindi diciamo che siamo abbastanza fermi e non possiamo andare avanti, almeno da lì. Che cacchio è questo?
Io proverei a raggiungere quel posto lì, ma... Vedete che c'è anche componente di esplorazione. Ho trovato dei soldi. Chiave delle caverne blu, ovviamente l'abbiamo trovata qua, quindi non è un mistero come arrivarci. Proviamo ad entrarci e poi ci lasciamo e mi farete sapere voi se volete un proseguio dell'avventura. No, dobbiamo tornare indietro, però giustamente anche in 2D il mio senso dell'orientamento resta a livelli imbarazzanti. Allora, andiamo, 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 ce la facciamo. Sì, interagisci, entriamo nelle caverne blu che... Ah, ok, buon dì, ma ci vediamo un'altra volta. Allora, ragazzi, questo era Monster Sanctuary. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ringrazio ancora Silma per avermi consigliato questo bellissimo gioco. Fatemi sapere anche voi il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao!